lì al porto personaggi particolari, dovessi dire, ce n'è una valanga, no? Addirittura dei nostri compagni di lavoro hanno fatto un libro di soprannomi, un libricino con tutti i soprannomi, che ogni nome corrisponde a una persona col suo soprannome. Avevamo per esempio il Gilera, che forse lo conoscono anche in città. A Savone era conosciutissimo, che lui era uno che andava con la moto, era un ex partigiano, fra l'altro, era uno dei sopravvissuti dalla galleria lì, dalla Madonnetta, perché lì era una galleria più lunga, ne era precipitata a mezza, lui si è salvato perché mentre stava arrivando era scoppiato e è rimasto fuori. E questo qui aveva la passione, la mania della moto, faceva le acrobazie per strada, andando in moto, no? E ci è rimasto il soprannome. Adesso vabbè, è morto e i suoi compagni, quelli più stretti, gli hanno fatto lì a Zinola, sulla sua tomba, invece di metterci una croce, ci hanno messo una motocicletta in miniatura, tanto per dirne una. Poi avevamo, non so, quello che aveva fatto la Legione Straniera, quello lì era uno, anche lui, gente molto avvezza a farsi delle schienate, che avevano il loro linguaggio particolare, gente divertente in fondo, no? Però gente che aveva una storia alle spalle, gente particolare. Devo dire che andando a lavorare, i rapporti con i marinai, la gente di bordo era abbastanza normale, perché noi avevamo a che fare parecchio con gli svedesi, i norvegesi, quella gente lì, che devo dire, nel momento che si era nell'orario di lavoro, era tutta gente a posto, che lavorava, eccetera, eccetera. Noi i problemi con quella gente lì c'era quando scendevano a terra la sera, che erano in libera uscita, diciamo, come i soldati, no? E quindi si ubriacavano, gente particolare, quindi le risse erano abbastanza all'ordine del giorno, della sera magari, non del giorno, e le gestivi come potevi, perché a quei tempi non è che la polizia, i carabinieri intervenissero, ti arrangiavi. Io ho vissuto al porto, quindi ce l'ho quell'esperienza lì con sta gente. Io abitavo al porto in via Baglietto proprio sopra dove adesso c'è la sede della Nautica, della Nautica. E abitavo all'ultimo piano, aveva una bella 500 nuova, rossa, fiammante, appena comprata. E io ero sul chi va là, perché le danneggiavano le macchine, erano dei vandali quella gente lì praticamente. E allora io dormivo, ma sentivo, li ho sentiti arrivare, mezzi ubriachi, mezzi, che venivano giù dalla discesina. E io allora ho detto: mi alzo, guardo un po' come va. Mi alzo e guardo lì, sono sopra la mia macchina proprio e vedo sti tre o quattro svedesi erano, che avevano la nave ormeggiata lì alla zona 11, perché lì ormeggiavano quando erano in emergenza, lì dove adesso c'è la Costa Crociera, tanto per intendersi. E ti vedo uno di quelli lì che probabilmente era quello un po' più sano, perché per fare una cosa così doveva essere un po' più sano. Prende la rincorsa, mi salta sul cofano della 500, sul tettuccio che lo vedo sfondato e passa dalla parte opposta. E allora, ok, io sono sceso giù come una scheggia. Ma per presto che ho fatto, non ero un mutante perché avevo il pigiama. L'ho rincorsi e sono arrivati dallo scalandrone della nave che stavano salendo. Lì combinazione, incrocio la guardia giurata, che sono di servizio, e gli dico: guardi che quel signore lì mi ha fatto questo e questo e questo. Mi dice: va bene, prendo nota io. E andiamo il giorno dopo all'agenzia marittima, l'agenzia fiduciaria, non mi ricordo se era la Saidelio o cosa. Comunque, vado lì con mio fratello, che parla anche un po' di inglese, e ci diciamo: guardi che stanotte i marinai di quella nave lì hanno fatto questo, questo e questo. Mi dice: va bene, andiamo a bordo. Andiamo a bordo della nave, io avevo anche mio fratello dietro che parlava inglese, quindi andiamo là dal comandante, il comandante gli spieghiamo la situazione, ci porta giù sotto dall'equipaggio, che erano sotto nelle cucine. Andiamo là e io dovevo indicargli, c'era anche la guardia, dovevo indicargli
quello che ha fatto il danno. Io dico la verità, non me lo ricordavo più, ce l'ho detto uno, e quello, sono andati su tutte le furie, se ci minacciavano, no? Però la cosa è andata in porto, diciamo, per restare in argomento, ci hanno risarcito il danno, se no sequestravano la nave. Io mi ricordo ancora, a quei tempi, la mia 500, bella rossa, costava sui 500.000 lire, un affare del genere, ho preso 120.000 lire, praticamente aveva poco.